Buongiorno. Oggi cominciamo a parlare di un teorema molto importante nella progettazione dei meccanismi, il teorema di Roberts-Chebyshev. Cominciamo con il disegnare un quadrilatero articolato. Prendete un po' di spazio perché la figura è abbastanza complessa. Allora, abbiamo un quadrilatero articolato A0, B0, AB. Questo è un triangolo di biella, quindi è una lamina mobile, e questo è un punto di questo piano mobile che lo indichiamo con M. Quindi questo è un comune quadrilatero articolato. Andiamo a fare la seguente costruzione grafica e poi faremo anche una dimostrazione analitica. Allora, vado a tracciare una parallela a partire dal punto M al segmento A0A. Ancora traccio una parallela ad AM a partire da A con 0. Queste due rette si intersecano in un punto, lo indico con C. Quindi la figura 0AMC è un parallelogramma. Analogamente sulla destra vado a tracciare una parallela a B0B passante per M, esattamente in maniera analoga a quanto ho fatto nella costruzione del parallelogramma sito alla sinistra del nostro quadrilatero. Ancora traccio una parallela al segmento MB passante per B0. Individuo anche qui il punto di intersezione e lo indico con D. Proseguo con questa costruzione grafica. Ora, con riferimento al triangolo di biella ABM, che è un corpo rigido, quindi una lamina, questo è un triangolo qualsiasi, ovviamente il discorso è valido in generale, indichiamo questo angolo al vertice A come alfa, questo angolo lo indichiamo con beta e questo angolo è gamma. Ora vado a costruire un triangolo simile a questo appena considerato, vale a dire ABM, però costruito prendendo come base del triangolo il segmento CM. Ok? Quindi per essere un triangolo simile gli angoli devono essere uguali al vertice. Quindi, considerando questo angolo alfa, io riporto questa
diciamo, semiretta a partire dal punto C, naturalmente questo angolo, come dicevo prima, deve essere uguale ad alfa. Analogamente, a partire dal vertice M, traccio una seconda semiretta con un angolo di apertura che è pari a beta. Ok? Questi si intersecano in un altro punto che indico con E, quindi questo angolo è alfa, questo come dicevo è beta e di conseguenza questo è uguale a gamma. Questi due triangoli, cioè ABM e CME, sono simili tra loro. Vado a fare la stessa cosa prendendo questa volta come riferimento, come base del triangolo, il segmento MB, esattamente in maniera analoga a quanto fatto sulla sinistra della figura. Qui ho un angolo di apertura che naturalmente è ancora uguale ad alfa e qui riporto questo angolo che dovrebbe essere uguale a beta. Quindi questo è il punto M, questo angolo abbiamo detto che è alfa, questo ancora è gamma, questo punto lo indico con F. Ora a partire dal punto E traccio una parallela al segmento MF. E ancora da F la parallela ad EM fino ad individuare questo punto che è E con 0. Quindi anche la figura EMF E con 0 è un parallelogramma. Bene, alla luce di questa costruzione grafica, noi abbiamo 1, 2, 3 parallelogrammi diversi tra loro e abbiamo 1, 2, 3 triangoli simili a partire dal quadrilatero articolato a 0, A, B, B0. Bene, se noi andiamo a inserire nei vertici E0, F, D, C ed E delle coppie rotoidali e facciamo diventare questi lati come dei link, quindi otteniamo complessivamente un meccanismo nuovo a partire dal quadrilatero di partenza. Ok? Un meccanismo nuovo che è un decalatero. È costituito da 10 membri. 10 membri, quindi sono i 4 del quadrilatero articolato, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un decalatero. Questo decalatero presenta un solo grado di libertà complessivamente. Ok? Allora, questo lo possiamo verificare, sappiamo come fare, dalla formula del Grubler, quindi 3 per n meno 1 meno 2, scriviamo 2l meno h, quindi abbiamo 10 lati compreso il telaio, per cui 10 meno 1 è 9, 3 per 9, 27 gradi di libertà complessivi, se chiaramente non ci fossero i vincoli.
va bene? Ma questi membri sono tra di loro vincolati mediante coppie rotoidali, quindi come ben sappiamo dobbiamo sottrarre i gradi di vincolo. Allora, coppie superiori non ce ne sono, in questo caso abbiamo soltanto coppie rotoidali, quindi non soltanto coppie inferiori, ma ancora più nel dettaglio coppie rotoidali. Andiamo a conteggiare un po' i gradi di vincolo introdotti dalle coppie rotoidali. Allora, in A, qui abbiamo 2 come grado di vincolo, in B ancora 2, in E0 ancora 2, in E 2 gradi di vincolo, in F 2 gradi di vincolo, in C 2 gradi di vincolo e in D ancora 2. Bene, ci sono i punti A0, B0 ed M invece, in cui ci sono queste 3 coppie rotoidali in cui sono giunti 3 corpi rigidi piuttosto che 2, quindi è una coppia rotoidale multipla, va bene? Ciascuna di esse. Quindi, se noi andiamo a conteggiare, abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quindi abbiamo meno 14, ma dobbiamo ancora sottrarre i gradi di vincolo che vengono fuori da queste 3 coppie rotoidali multiple. Sappiamo come fare, quindi in questi casi ciascuna di esse mi dà un grado di vincolo che è pari a 2 per I-1, dove I rappresenta il numero di membri mutuamente vincolati nella stessa coppia rotoidale, quindi in questo caso sono 3, per cui dobbiamo scrivere 2 per 3 meno 1 e quindi uguale a 4. Quindi a differenza delle coppie rotoidali semplici, queste presenti in A0, B0, M sono multiple e danno un grado di vincolo pari a 4. Ok? Quindi qui abbiamo 4, 4 e 4. Quindi 3 per 4, 12, dobbiamo sottrarre altri 12 gradi di vincolo e quindi ci accorgiamo che viene fuori appunto un grado di libertà. Va bene? Quindi a partire da un generico quadrilatero articolato, con questa costruzione grafica noi otteniamo un decalatero, quindi un meccanismo molto più complesso, che però presenta comunque un solo grado di libertà. Bene, allora succede una cosa molto interessante, che è molto utile nelle applicazioni. Dobbiamo puntare l'attenzione su questa cerniera E con 0, okay, su quella coppia rotoidale, e vogliamo vedere come si comporta durante il movimento di questo decalatero che ha un grado di libertà. Quindi questo complessivamente si muove, ciascuno di questi membri segue una propria legge di moto, ma il comportamento di zero è zero un po' particolare. Cerchiamo quindi di saperne di più. A tale proposito cogliamo anche l'occasione di fare un'applicazione del metodo dei numeri complessi, che è abbastanza diffuso nell'analisi cinematica con metodi analitici di meccanismi piani. Quindi andiamo a considerare un sistema di riferimento che è questo, che non è il classico sistema di riferimento XY, ma è un sistema di riferimento del piano complesso, quindi il piano di Gauss, dove sulla scisse abbiamo
i numeri reali e sulle ordinate abbiamo i numeri immaginari. Quindi ci troviamo, come dicevo, nel piano di Gauss. Allora, un brevissimo richiamo per ciò che ci interessa. Vi riporto qui a parte il piano di Gauss con la parte reale e immaginaria. Se noi andiamo a rappresentare un numero complesso, che come ben sapete è costituito da una parte reale e una parte immaginaria, nel piano di Gauss abbiamo l'immagine di questo numero complesso che è dato da un punto le cui coordinate non sono nient'altro che la parte reale e la parte immaginaria di questo numero complesso. Quindi il numero complesso in generale possiamo rappresentarlo come z, che è uguale a x più y, quindi parte reale e parte immaginaria, e quindi qui abbiamo una x, una y, e questa è l'immagine del numero complesso z. Bene, questa è una rappresentazione cartesiana del numero complesso, però noi possiamo fare di più, possiamo introdurre questo vettore che ha un certo modulo ρ, e qui possiamo andare a rappresentare una anomalia di questo vettore di modulo ρ che indichiamo con φ rispetto all'asse reale. Va bene? Allora ρ, che rappresenta il modulo del nostro numero complesso z, è uguale alla radice quadrata di x quadro più y quadro, applicando banalmente il teorema di Pitagora. Ancora possiamo dire che φ, possiamo ricavare la tangente di φ applicando la trigonometria, è uguale ad y diviso x. Bene, ma noi questo numero complesso, in virtù di queste considerazioni, lo possiamo rappresentare anche come la x è uguale praticamente a ρ cosen φ, la y è uguale a ρ sen φ. Quindi mettendo in evidenza ρ, cioè il modulo del numero complesso, otteniamo coseno di φ più i, che è il numero immaginario, seno di φ. Ma noi sappiamo anche dalla formula di Eulero che è possibile passare dalla rappresentazione trigonometrica a quella esponenziale o viceversa. Quindi in questo caso possiamo dire che ρ, che z può essere ancora espresso come ρ per e alla i φ. Ok? Quindi tramite il modulo e φ, ok? Possiamo dire che la fase, ma qui ha un significato un po' diverso, e i è il numero immaginario. Ok? Quindi possiamo passare da questa a questa per il tramite della formula di Euler, che ben conosciamo dall'analisi matematica. Bene, detto questo, noi possiamo passare all'utilizzo di vettori. Ok? Allora, a noi interessa in particolare questo vettore posizione. Il vettore posizione del punto è 0, perché come vi ho anticipato ci interessa il comportamento di questa coppia rotoidale con 0, che come vedete da questa costruzione grafica è una cerniera libera, quindi è in realtà libera di muoversi nel piano. Ok? Cioè non è una cerniera fissa come A0 e B0,
è libera di muoversi nel piano. Allora, per individuare la posizione di Econ0, noi utilizziamo un vettore posizione, però un vettore posizione preso nel piano di Gauss. Perché? Perché questo mi consente di rappresentare tale vettore posizione mediante i numeri complessi, da cui posso trarre dei vantaggi. Va bene? Allora, prendiamo questo vettore posizione. Questo stesso vettore posizione lo possiamo immaginare dall'algebra dei vettori come somma di quali vettori? Di questo, che vado ad indicare con un colore diverso, cioè A0C, CE, ed E con 0. Ok? Quindi sappiamo bene che vettorialmente A0 e 0 è uguale ad A0C più CE più E con 0. No? Applicando ripetutamente la regola del parallelogramma otteniamo questo risultato. Va bene? E cominciamo quindi a scrivere questa equazione vettoriale. Quindi abbiamo A con 0 e con 0, come dicevo, è uguale ad A con 0 C più C E più E con 0. Detto questo, noi ci ricordiamo che nella nostra costruzione grafica abbiamo utilizzato dei triangoli simili, ok? Che sono ABM, CME ed MDF. Sono simili tra di loro per costruzione. Pertanto, in quanto simili, possiamo definire un rapporto caratteristico che viene indicato con mu. Questo rapporto caratteristico è dato da AM diviso la base del primo triangolo, cioè il triangolo di Biella del quadrilatero, diviso AB. Va bene? Ma questo rapporto, proprio perché questi tre triangoli sono simili tra di loro, è anche uguale a CE diviso CM, e ancora per lo stesso motivo è uguale ad MF diviso MD. Ora, a partire da questa equazione vettoriale, noi ne diamo ora una rappresentazione mediante i numeri complessi, perché ci stiamo muovendo, come detto prima, nel piano di Gauss. Quindi ciascuno di questi vettori può essere rappresentato mediante un numero complesso. Ok? E allora procediamo. Quindi A0C. A0C lo possiamo rappresentare come? Allora, innanzitutto ha un modulo, diciamo l'equivalente di rho da questo breve richiamo, e A0C come modulo chiaramente è dato dalla lunghezza del vettore. Di scala, naturalmente. Ok? Ma siccome la figura A0AMC è un parallelogramma, la lunghezza del lato A0C è uguale ad AM. Giusto? Quindi quando noi diciamo AC
a 0 c modulo, questo è uguale ad a m, ma a m può essere ricavato anche da questo rapporto, perché a m è uguale a mu per a b. Va bene? Allora, per semplificare la simbologia, indichiamo questi tre lati del quadrilatero di partenza come A con 1, A con 2 ed A con 3. Mi riferisco ai segmenti A0A, AB e BB0, cioè i tre lati mobili del quadrilatero articolato di partenza. Va bene? E quindi la lunghezza del link di biella AB è uguale ad A2. Allora, per i motivi che dicevo prima, A0C è uguale ad AM, ma AM è uguale a mu ad AB, AB è uguale ad A2, e quindi ho mu A2 come modulo del numero complesso rappresentante quel vettore nel piano di Gauss. Abbiamo definito il modulo. Dobbiamo ora fare riferimento all'orientamento di questo vettore, e può essere fatto tramite questo esponenziale e tramite questo angolo. Quindi ci interessa questo angolo, giusto? Per poterlo individuare completamente, il vettore A0C nel piano di Gauss. Ma nell'analisi cinematica con metodi analitici del quadrilatero articolato, quando viene utilizzata ad esempio l'equazione di chiusura, noi possiamo indicare questo angolo con θ1 sempre con riferimento al quadrilatero di partenza, quest'altro angolo con θ2, va bene, quindi i vettori in questo caso che si rincorrono sul quadrilatero di partenza sono questi, ok? E abbiamo un terzo angolo orientato, naturalmente, prendendo sempre la parallela all'asse delle ascisse, in questo caso l'asse reale, otteniamo quest'altro angolo che è θ3. Quindi abbiamo A1, A2, A3, θ1, θ2, θ3. Questi sono gli angoli di riferimento. Va bene? Gli angoli di riferimento. Ma vale la pena fissare subito l'attenzione sull'angolo orientato che definisce il vettore posizione a 0 e 0, e questo lo indichiamo con alfa, perché alla fine, come vedremo, quello che ci interessa è sapere il comportamento di questa cerniera mobile e con 0. Va bene? Ok, per continuare a dare la rappresentazione di questo vettore nel piano complesso, appunto qui dobbiamo scrivere che cosa? Una E, I, e poi ci devo mettere l'angolo, va bene? Ci devo mettere l'angolo e lo devo esprimere in funzione di questi angoli orientati che abbiamo appena definito. Bene. L'orientamento di questo vettore arancione, che sarebbe la 0C, quello che ci interessa in questo caso, è lo stesso orientamento, diciamo, di AM, perché sono paralleli tra di loro. Quindi se io guardo AM, avendo definito questo angolo θ2 e questo angolo qui è alfa, però attenzione perché questo non è lo stesso alfa,
qua, mettiamoci un alfa star per il momento. Allora, noi possiamo dire che qui abbiamo questo angolo. Quindi l'angolo sarebbe alfa più teta 2. Va bene? Quindi ho completato la rappresentazione del vettore a 0C in forma complessa. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché il riferimento è l'equazione vettoriale che abbiamo scritto prima. Andiamo avanti e andiamo a rappresentare, questa volta sempre in forma complessa, il vettore CE. Quindi CE. Ma il vettore CE, come vedete, rappresenta un lato di questo triangolo simile e quindi lo posso ricavare, almeno il modulo, da qui. Quindi abbiamo che CE è uguale a μCM come modulo. Ok? È uguale a μCM. Ma CM è parallelo ed uguale ad A0A e da 0A ha una lunghezza A con 1. Quindi qui otteniamo mu per A con 1 per quanto riguarda il modulo. Per E alla I, anche qui dobbiamo individuare l'angolo. L'angolo, sempre con riferimento all'asse reale, è questo. Va bene? Che ci interessa. E dobbiamo vedere in che modo lo possiamo esprimere, ma attenzione perché CM è parallelo ad A0A. L'angolo orientato del vettore A0A è teta con 1, quindi ho un teta 1 ed alfa. Quindi il nostro angolo in questo caso è alfa più teta 1 e ho completato la rappresentazione anche di questo secondo vettore in forma complessa. Andiamo avanti e abbiamo E con 0. E con 0, dobbiamo prendere anche qui come riferimento il modulo e poi l'orientamento per il tramite dell'esponenziale. Allora, E è 0 è questo, l'angolo orientato che ci interessa è questo, da introdurre nell'esponente, va bene? Ma partiamo con il modulo. Qui stesso discorso, questo è un parallelogramma, quindi il lato E è 0 è uguale ad MF. Ma MF è un lato del triangolo simile e quindi MF è uguale a mu per MD. Ma MD è uguale e anche parallelo a BB0, la cui lunghezza è A3. Quindi, morale della favola, qui abbiamo mu per A con 3, per ciò che riguarda il modulo, moltiplicato per EI, e devo tener conto ora dell'angolo. Allora, questo angolo orientato è, per motivi analoghi quanto accadeva prima, è naturalmente uguale a questo. Perché? Perché questi due sono paralleli. Va bene? Ma questo angolo è praticamente uguale, essendo MD parallelo a BB0, ve lo riporto anche qui, questo angolo qui abbiamo detto che è teta 3, ok? Ripeto, perché MD è parallelo a BB0, quindi rispetto all'asse reale positivo io ho un angolo teta 3, che è lo stesso riportato qui. Ma se a teta 3 io
ci sommo alfa, praticamente io ho l'angolo orientato che cercavo. Quindi qui cosa devo scrivere? Devo scrivere semplicemente alfa più teta 3. Ho quindi dato una rappresentazione in termini di numeri complessi a questi tre vettori che compaiono in questa equazione vettoriale. E allora andiamo a vedere quello che ci interessa, cioè siamo nelle condizioni ora di trovare l'espressione del vettore posizione del punto E0 nel piano di Gauss con quel sistema di riferimento. Quindi andiamo semplicemente a sostituire, per cui otteniamo che a 0 e 0 è uguale a 0 e 0 è uguale ad AC mu A con 2 e alla I alfa più teta 2 più mu A con 1 e alla I alfa più teta 1 più mu A con 3 e alla I alfa più teta 3. Ho semplicemente sostituito la rappresentazione mediante i numeri complessi. Uguale. Beh, qui possiamo sviluppare, quindi abbiamo E alla I alfa moltiplicato E alla I teta 2, ok? Perché la somma degli esponenti poi ci dà il prodotto, va bene? Quindi cosa vuol dire? Che io qui ho un E alla I alfa, E alla I alfa, E alla I alfa, quindi lo posso mettere in evidenza, va bene? Quindi posso mettere in evidenza sicuramente mu, ma anche E alla I alfa. Che cosa otteniamo? Abbiamo A2 E alla I teta 2 più A con 1 E alla I teta 1 più A con 3 e alla I teta con 3. Bene, la cosa interessante è che questi termini in questa parentesi equivalgono a che cosa? E qui abbiamo A1 e alla I teta 1 e quindi la rappresentazione in forma complessa di quale vettore? Modulo A1 e orientamento teta 1, cioè non è nient'altro che A0A, giusto? Quindi questo termine è il vettore A0A. Analogamente, andiamo a vedere il termine qui è presente A2, abbiamo A2 e alla I teta 2, ma lunghezza 2 sarebbe il vettore AB, che ha un orientamento teta 2, e quindi rappresenta proprio questo vettore AB, va bene? Quindi questo è AB, e ancora, per quanto riguarda l'ultimo, ho A3 e alla I teta 3, sempre angoli orientati. Non è nient'altro che questo vettore qui, con la freccia rivolta verso il basso, e quindi è il vettore BB0. Quindi sono passato convenientemente dalla rappresentazione vettoriale alla rappresentazione dei numeri complessi, e ora possiamo ritornare convenientemente alla rappresentazione vettoriale. Quindi alla fine la somma di questi tre termini equivale alla somma di questi tre vettori, ma la somma di tre vettori la possiamo vedere come siamo abituati a fare, naturalmente, no? Quindi ho un A0A, AB, BB0, la somma di questo vettore è un poligono di vettori, no? E quindi equivale a che cosa? Equivale ad A0 di con 0.
che è la somma dei tre vettori. Quindi giungo a questa osservazione, cioè che qui abbiamo un mu a 0b0 per e alla i alfa. E questo è un risultato molto importante se noi lo leggiamo con maggiore attenzione. Perché mu è una costante, no? Che è legata alla definizione, diciamo, dei triangoli simili e alla posizione del punto M scelto in maniera completamente arbitraria come punto di biella del quadrilatero di partenza. A 0b0 è un vettore posizione che ha una lunghezza costante, perché è il vettore posizione dell'altra cerniera fissa, questo è telaio. Quindi a 0b0 non si muove né in termini di orientamento né in termini di modulo, quindi è costante, ok? Perché fa riferimento al telaio, il telaio non si muove, va bene? E su questo siamo ancora d'accordo. E qui che cosa andiamo a vedere? Che abbiamo anche un e alla i alfa, ma alfa è l'angolo che deriva dalla scelta del punto M, quindi alfa è costante, perché è questo angolo qui di questo triangolo di biella che è legato alla scelta del punto M sul piano mobile del quadrilatero di partenza. Morale della favola: è una costante. Ma che cos'è che è costante? E qui al primo termine abbiamo a 0 e 0, ed era quello che stavamo cercando, cioè il vettore posizione della cerniera libera e 0, giusto? Vettore giallo. E abbiamo scoperto che questo è uguale al prodotto di questi termini, ma questi termini sono tutti costanti, perché alfa è costante, mu è costante, a 0b0 è costante perché fa riferimento al telaio, e quindi è tutto costante. Ma in particolare che cosa scopriamo? Scopriamo anche che è costante il modulo, ed è costante anche in orientamento. Quindi questa non è nient'altro che la rappresentazione in forma complessa del vettore posizione a 0 e 0, il cui modulo è mu a 0b0, ma a 0b0, essendo il telaio, lo possiamo indicare con una lunghezza a 4, va bene? Quindi ho a 1, a 2, a 3, a 4, che sarebbe semplicemente la distanza tra a 0 a 0, b0. Ma cos'altro scopro? Che l'orientamento pure è costante, quindi quell'angolo che inizialmente io ho rappresentato con alfa star in effetti è uguale ad alfa. Questa è un'altra scoperta. Quindi non soltanto noi abbiamo scoperto che questo vettore posizione non cambia né di orientamento e né di modulo, e che vuol dire? Che il punto è 0, è fisso. Ma è fisso non perché è vincolato, perché è una proprietà di questo decalato. Quindi è libero di muoversi, ma non si muove. Ok? Se noi consideriamo un'animazione di questo decalatero, si muove perché ha un grado di libertà complessivamente, ma in particolare quel punto lì, pur essendo libero di muoversi, non si muove. Perché? L'abbiamo dimostrato, perché il vettore posizione, che sarebbe a 0 e 0, non cambia né in modulo né in direzione. E non soltanto, questo angolo che qui ho indicato con alfa star, in realtà è alfa. E questa è un'altra proprietà che adesso andiamo a precisare. Ottengo come modulo mu per A4.
e come angolo al vertice a 0 l'angolo alfa. Il che vuol dire che se io vado a congiungere E0 anche con B0, ottengo un altro triangolo che si chiama il triangolo dei perni, che è un triangolo simile ancora una volta a quello di partenza scelto sulla biella del quadrilatero articolato. Perché il lato a 0 e 0 è uguale a mu per A4, ma A4 è questa distanza qui, cioè questo lato, cioè la base di questo triangolo dei perni, cioè A0, B0 e 0. Quindi la lunghezza di questo è uguale a mu per A4. In altri termini, io potrei aggiungere qui quest'altro rapporto, cioè qui scrivo A0, B0 e qui scrivo A0 e 0. Questa è una conseguenza del nostro risultato, della nostra analisi. Ok? E quindi il triangolo A0, B0 e 0 è simile al triangolo scelto sul quadrilatero articolato. Bene? Bene. Ma siccome questo punto è 0, pur potendosi muovere non si muove, questo mi autorizza ad introdurre un vincolo ridondante. Lo abbiamo già fatto, no? Quando, ricordate, siamo passati dal meccanismo di Cardano al meccanismo di Scott-Russell. Quindi se io qui vado a mettere, ad introdurre una coppia rodoidale fissa, non cambia niente, perché tale vincolo asseconda il movimento e quindi o c'è o non c'è è uguale, ok? E quindi è un vincolo ridondante. Certo, se ora io vado a fare la verifica con la formula del Hubler, naturalmente non mi trovo più un grado di libertà, perché ho introdotto un vincolo, però si muove come prima. Perché? Perché è un vincolo ridondante, che nella realtà dei fatti non va veramente a vincolare il movimento. Quindi il meccanismo rimane come prima, ad un grado di libertà, e continua a muoversi, va bene? Nello stesso modo. Ma questo mi consente di ottenere un risultato molto importante nelle applicazioni progettuali. Perché? Perché A0, B0 e 0 è il triangolo dei perni, ed ora capite meglio perché triangolo dei perni, no? Sarebbe il triangolo dei punti fissi, giusto? Ma se noi guardiamo con maggiore attenzione il decalatero articolato che abbiamo ottenuto, questo decalatero può essere decomposto in tre quadrilateri articolati detti affini. Puntiamo l'attenzione sulla sinistra, sicuramente il quadrilatero di partenza, non c'è dubbio, questo è uno dei tre. Poi ne abbiamo uno sulla sinistra e uno sulla destra della figura, ma evidenziamoli meglio. Vi faccio uno schemino qui qualitativo, perché la figura è diventata abbastanza complessa, quindi immaginate che questo sia eco 0, questo è il punto E, va bene? Qui abbiamo sempre qualitativamente questa situazione, questo è il punto M, questo è il punto C e questo è A con 0. Questo è un quadrilatero articolato, giusto? Che ho estrapolato dal decalatero, giusto? Faccio la stessa cosa sul lato destro, posso estrapolare un altro quadrilatero articolato che è diverso dai primi due in generale,
ed è il terzo quadrilatero affine. È il seguente: F P con 0. Questo è il punto M, questo è il punto D e questo è B con 0. Questo è un risultato molto interessante e molto utile nelle applicazioni pratiche, pratiche di progettazione dei meccanismi. Ok? Quindi abbiamo 1, 2, 3 quadrilateri articolati estraibili dal decalatero. Tali quadrilateri sono detti affini, e qual è la proprietà condivisa da questi tre quadrilateri? È che il punto M di biella di tutte e tre ha la stessa traiettoria, identica, qualunque essa sia, compatibilmente chiaramente con le proprietà del quadrilatero di partenza, essa è la stessa. Allora provate a immaginare dal punto di vista pratico quanto è utile questo discorso. Perché se noi sviluppiamo la sintesi cinematica, per esempio, di un quadrilatero di partenza con l'obiettivo di ottenere una particolare traiettoria del punto M, quindi sto facendo riferimento ai generatori di traiettoria, ok? Ma poi dal punto di vista pratico, per problemi di ingombro, per problemi progettuali, pratici, io non posso per esempio andare a mettere le cerniere fisse in questa posizione, perché magari mi fa più comodo posizionarle altrove. Bene, io ho tre possibilità di quadrilateri identici dal punto di vista della traiettoria di biella, ma con delle sagome e delle posizioni delle cerniere fisse completamente diverse. Quindi ho tre opzioni piuttosto che una. Il fattore comune, ripeto e sottolineo, è che il punto di biella ha la stessa identica traiettoria. Questo è un risultato molto interessante ed utile nelle applicazioni. Bene, trovare i quadrilateri affini a valle di quanto abbiamo detto e dimostrato in realtà è più semplice di quello che sembra, no? Noi l'abbiamo dimostrato, ovviamente. Questa è una delle dimostrazioni. Poi c'è, diciamo, ci sono degli approcci un po' più complicati che derivano dall'algebra. Vi darò cenno magari successivamente quando parleremo delle curve di Biela. Ma nella realtà applicativa ingegneristica, in effetti, la cerniera è zero, si trova facilmente, non è necessario fare tutti questi passaggi matematici. Perché? Perché questo è il vertice del triangolo dei perni. Quindi quando io scelgo il punto M, che è un punto qualsiasi del piano mobile del quadrilatero di partenza, come conseguenza io ho definito il triangolo di biella a partire dalla scelta del punto M, ok? Quindi questo è definito. Bene, basta costruire un triangolo simile a questo sulla base a 0 b 0 e io ho trovato E0. Lo trovo subito E0, ok? E poi con questa costruzione ricavo immediatamente i due quadrilateri affini. Quindi se questo di partenza non ci sta bene, ripeto, io ho altre due opzioni, ma ci arrivo, lasciatemi dire, no? Con un approccio ingegneristico, che chiaramente è provato dalla dimostrazione matematica, così come abbiamo fatto. Va bene? Allora, a questo proposito, voglio aggiungere ancora una informazione prima di passare a qualche applicazione per convincervi ulteriormente dell'utilità di questo teorema molto importante. Cioè sto facendo riferimento al teorema di Kyle, al diagramma di Kyle.
diagramma di Cayley ci consente, forse non è necessario cancellare, ci consente di individuare la lunghezza delle aste dei quadrilateri affini in maniera più spedita, più diretta. Qual è il ragionamento che sta alla base del diagramma di Cayley? Se noi prendiamo il quadrilatero di partenza, così com'è, con le proprie lunghezze ben definite, ed immaginiamo di stirare soltanto il link del telaio, cioè il link a 0b0. Quindi a 0b0 immaginate di stirarlo, lasciando immutate le lunghezze delle altre aste, compreso il triangolo di BL. Che cos'è che otteniamo? Otteniamo una figura di questo tipo. Questo per esempio è l'acon 1, questo è acon 2 e l'acon 3 è un pochino più lungo. Qui ho il triangolo di Biella. Questo è il punto M, quindi questo è quello che corrispondeva da con 0, questo è A, questo è B, questo corrisponde a B con 0. Gli angoli sono sempre alfa, beta e gamma. Ok? Quindi vedete, è lo stesso quadrilatero steso, va bene? Le lunghezze delle aste sono uguali, a parte quella del telaio, ovviamente. Ok? Bene. Noi qui possiamo allungare questi due lati in questo modo, possiamo tracciare questa parallela, possiamo tracciare quest'altra parallela per quest'altro punto, va bene? Quindi questo angolo sarà ancora alfa e questo angolo sarà ancora beta. Questo angolo è gamma e qui posso riportare. Ho ottenuto subito le dimensioni dei quadrilateri affini, ma andiamo ad evidenziarlo meglio. Questi sono gli altri due quadrilateri affini che sono anch'essi stesi sul telaio. Ok? Stesi sul telaio e quindi questi angoli, questo è ancora alfa, questo è ancora alfa, questo è beta, questo è gamma e gamma. Andiamo ad evidenziare con colori diversi le dimensioni degli altri quadrilateri affini. Quindi avrei sulla destra questo quadrilatero affine steso, non è quello effettivo, ma questo ci aiuta a definire la lunghezza delle aste, come dicevo prima, e da quest'altra parte noi otteniamo le dimensioni dell'altro quadrilatero affine. Lascio in bianco quello di partenza, ok? Quindi queste sono le lunghezze delle aste. Quindi quello arancione, per capirci, corrisponde a questo e quello giallo corrisponde a quest'altro, in termini di dimensioni, va bene? E questo si chiama il diagramma di Cayley. Ok? Beh, la dimostrazione è talmente scontata, sono tutti triangoli simili e quindi di conseguenza noi possiamo ricavare, trarre queste conclusioni. Bene, vorrei ora passare a delle
Anzi no, scusatemi, ancora un'osservazione importante, che anche questa ha delle conseguenze molto importanti dal punto di vista applicativo. Faccio riferimento al triangolo dei perni, a 0B0 e 0. Sono i tre vertici, possono essere tre punti di una circonferenza. Cioè posso tracciare una circonferenza che circoscrive il triangolo dei perni. Va bene? Ci proviamo. Questa è la circonferenza che circoscrive il triangolo dei perni. Questa è conosciuta anche come circonferenza focale. Quindi ha delle proprietà importanti dal punto di vista algebrico e dal punto di vista delle traiettorie. Bene, si può dimostrare che questa circonferenza che circoscrive il triangolo dei perni è anche il luogo dei punti doppi di BL. Quindi, se noi facciamo riferimento a questo quadrilatero e cerchiamo come curva di BL un punto doppio, il punto doppio si trova su questa circonferenza, detta anche circonferenza focale. Questo è un risultato molto importante e di questo possiamo trarre anche delle applicazioni, però alcune considerazioni più dettagliate naturalmente sono conseguenze delle caratteristiche algebriche della curva di BL del quadrilatero articolato, che come abbiamo detto in altre occasioni è una curva algebrica di sesto grado. Va bene? Io passerei subito a qualche applicazione e poi ritorneremo su questi aspetti strada facendo. Andiamo ad estendere prima di tutto questo discorso ad un manovellismo di spinta, in cui è presente una coppia prismatica. Quindi parliamo di un manovellismo ordinario deviato in generale. E succede qualcosa di interessante. Allora, se noi consideriamo un manovellismo ordinario deviato di questo tipo, quindi questo è A con 0, A e B. La domanda è quanti sono e quali sono i manovellismi affini a questo di partenza. Sempre con lo stesso obiettivo, perché noi stiamo puntando l'attenzione con questi ragionamenti sulle curve di BL, quindi stiamo facendo riferimento ai generatori di traiettoria. Ok? Quindi prendiamo un punto di BL generico su questa BL AB, e questo per esempio è il nostro punto M, che traccerà una certa curva di BL, una certa curva del piano. Va bene? E naturalmente, in analogia a quanto detto prima, questo è l'angolo alfa, questo è l'angolo beta e questo è l'angolo gamma
del triangolo di Biella mobile, riferito appunto al manovellismo di Spinoza. E ora noi proviamo ad applicare il teorema di Robert Chebyshev, perché questo comunque è una specie di quadrilatero, no? Soltanto che presenta una coppia prismatica, perché uno dei link del quadrilatero ha assunto una lunghezza infinita, giusto? E questo ci porta ad avere una traiettoria rettilinea del punto D. Allora lasciatemi, per una migliore comprensione, perché non è così immediato, ragionare qualitativamente su un quadrilatero, no? Che può essere per esempio questo, in cui qui vado a mettere una B con 0. Quindi se piuttosto che avere questa coppia prismatica noi avessimo il link B0B, noi abbiamo un quadrilatero articolato, no? Insomma, e quindi posso tranquillamente applicare il teorema di Robert Chebyshev su questo quadrilatero articolato. Perché facciamo questo? Per aiutarvi nella comprensione. Perché in effetti il manovellismo si ottiene come? Se questo è il quadrilatero articolato, se io faccio tendere questo B con 0 all'infinito, praticamente il punto B non ha più una traiettoria circolare, bensì una traiettoria rettilinea, perché il proprio centro di curvatura è andato all'infinito. Quindi la possiamo vedere in questo modo, giusto? Ok. Allora noi, ignorando per il momento che qui è presente una coppia prismatica, ragioniamo sul quadrilatero, ok? E questo siamo in grado di farlo perché lo abbiamo appena imparato, avendo dimostrato il teorema di Robert Chebyshev. Quindi vado ad applicare la stessa identica costruzione grafica fatta prima, quindi traccio una parallela ad AM per A0, una parallela da 0 a per M e individuo questo punto che abbiamo indicato con C e continuiamo ad indicarlo con C per evitare confusione. Analogamente faccio una costruzione simile sulla destra, come fatto prima, la figura un po' diversa, ma procedimento identico naturalmente. Quindi a partire da M faccio la parallela a BB0, quindi qui devo scendere, diciamo, sulla verticale in questo caso, a partire dal punto M. Dopodiché a partire dal punto B0 traccio una parallela ad MB e quindi ottengo, ok? Ottengo questo punto che è il punto D. Quindi ho costruito in due parallelogrammi articolati, sulla sinistra e sulla destra, del quadrilatero di partenza. Quadrilatero perché stiamo ipotizzando di ragionare sul quadrilatero A0A BB0 con M punto di BL. Ok? Cosa dovremmo fare adesso, seguendo il procedimento dettato dal teorema di Robert Chebyshev? Dovrei costruire, graficamente, sul link CM questo triangolo di BL come triangolo simile, va bene? Come fatto prima. Qui abbiamo un certo angolo alfa che è più grande di 90 gradi, quindi cerco più o meno di rispettare le proporzioni, un angolo beta che è abbastanza acuto. Vabbè, vogliamo che sia qualcosa di simile, questo punto è il punto E. Naturalmente sempre con la condizione di avere dei triangoli simili, quindi questo è alfa, questo è beta e questo è gamma. Ora dovrei andare a costruire un altro triangolo simile sul link MD, quindi un triangolo simile
che è analogo a questo. Però dobbiamo fare attenzione perché l'angolo alfa naturalmente va su m in questo caso, no? Guardiamo la figura di prima, vedete l'angolo alfa va su m, ok? Quindi qui vado a tracciare questo angolo di apertura che è maggiore di 90 gradi, diciamo che abbiamo qualcosa di questo genere. Attenzione, questo angolo qui è alfa, dovrebbe essere uguale ad alfa, e poi ho l'angolo beta che è appunto qui, e quindi abbiamo un qualcosa di questo genere. Quindi individuo questo punto F, questo sarebbe l'angolo beta e questo è ancora l'angolo gamma. Quindi questi sono i tre triangoli simili in perfetta analogia a quanto visto prima. Naturalmente la costruzione viene diversa perché è diverso il quadrilatero di partenza, ma il procedimento è identico. Quindi stiamo nuovamente applicando per via grafica il teorema di Rober-Cherchev. Quindi come concludiamo il discorso? Facciamo la parallela, tracciamo la parallela di M per F e la parallela ad MF per E, e individuo il punto E0. A questo punto noi sappiamo che questo punto E0 è un punto fisso perché l'abbiamo dimostrato, e quindi può essere considerato come un punto del triangolo dei perni. Ma attenzione, questo è quello che accadrebbe se noi avessimo a che fare con un quadrilatero articolato, va bene? Ma dobbiamo tenere presente che noi qui abbiamo una coppia prismatica. E allora vediamo come possiamo ragionare. Certo, dobbiamo tenere presente che il punto B con 0, che è il centro di curvatura del punto B, quindi nel caso del quadrilatero avremmo questa traiettoria, tende all'infinito al fine di rispettare l'accoppiamento prismatico secondo il quale il punto B si muove su questa traiettoria rettilinea. Ma attenzione, quando B con 0 va all'infinito anche D va all'infinito, quindi questo parallelismo rimane rispettato perché è la perpendicolare alla traiettoria di B, quindi questo angolo deve essere di 90 gradi, va bene? Ma cosa accade? Quando B con 0 va all'infinito, all'infinito ci va anche D, perché D come viene trovato? Normalmente tracciando la parallela ad MB passante per B0, ma se B0 sta all'infinito io devo andare a beccare B0 all'infinito, e quindi di conseguenza anche D se ne va all'infinito, ok? Bene, da questo ragionamento noi otteniamo anche un'altra considerazione, perché il punto E è proprio, e questo non c'è dubbio che sia proprio, ma anche qui otteniamo sia il punto F va all'infinito in questa direzione e di conseguenza anche E con 0 va all'infinito in una direzione che è parallela a questa per costruzione. Va bene? Quindi, che cosa otteniamo da questo ragionamento? Che noi qui, con una direzione che è perpendicolare a questa,
noi possiamo andare a mettere qui una coppia prismatica. Perché? Perché E con 0 è andato all'infinito, ma è tutto conseguenziale al fatto che B con 0 va all'infinito. Se B con 0 va all'infinito anche quest'altro. In sostanza, il triangolo dei perni diventa un triangolo, possiamo cercare di vederlo in questo modo, con un lato all'infinito, cioè un lato che si trova praticamente sulla retta in proprio. Va bene? Provo a disegnarlo qui, quindi abbiamo una figura di questo tipo. Questo immaginiamo che sia il punto M, questo è l'angolo alfa, questo punto F diventa improprio, questo punto D diventa improprio, e quindi praticamente è come avere, diciamo, questo lato che tende all'infinito. Ok? Quindi viene una figura, diciamo, un po' strana, che possiamo cercare di vederla in questo modo. Quindi, ripeto, con un triangolo che ha un vertice proprio e gli altri due vertici all'infinito. E di conseguenza uno dei lati diventa completamente improprio in quanto localizzato sulla retta impropria. E allora, qual è il cosiddetto triangolo dei perni? Il triangolo dei perni è praticamente diventato questo, che lo possiamo andare a considerare concentrato appunto su A con 0. Che cos'è che abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto soltanto un manovellismo affine. Quindi, contrariamente al quadrilatero, che io ne ho due rispetto a quello di partenza, quindi in totale tre, in questo caso noi abbiamo ottenuto soltanto un manovellismo affine, perché un altro diventa degenere. Ok? E qual è questo manovellismo affine? È questo che vi vado ad evidenziare in rosso, che è questo. E il punto tracciante di Biella naturalmente è lo stesso, quindi naturalmente è rispettata ancora la proprietà secondo la quale il punto M traccia la stessa traiettoria come curva di Biella. Ok? Quindi perdiamo una possibilità come generatore di traiettoria rispetto a quanto accade nel quadrilatero articolato. Bene. Il triangolo dei perni, se vogliamo provare a rappresentarlo, presenta, sicuramente abbiamo questo punto proprio, poi abbiamo un B con 0 che va all'infinito, quindi un punto improprio, ma la direzione la conosciamo. Quindi, se non altro, possiamo dire che questo lato, seppure di lunghezza illimitata, ha comunque questa direzione, è posto in questa direzione perché sarebbe dato dalla congiungente A0 con B con 0, B con 0 all'infinito perpendicolarmente alla traiettoria o all'asse della coppia prismatica presente in B. Poi abbiamo questo angolo alfa, che è un angolo caratteristico, naturalmente solo questo ci può aiutare perché sarebbe l'angolo al vertice, nell'unico vertice proprio che sarebbe a zero, ok? E quindi qui praticamente noi otteniamo quest'altro lato che ha comunque
una lunghezza illimitata e questo angolo è alfa. Come vedete, quest'altro lato va a cercare all'infinito e con zero, che è appunto in questa direzione, analogamente a quanto abbiamo detto prima. E ora uno può dire, ma a cosa serve questo? No, questo è utile nell'applicazione. Perché? Perché in questo modo io riesco a definire l'asse della coppia prismatica presente in E, altrimenti non saprei quale è l'asse di questa coppia prismatica. Ok? Quindi è molto importante da A0 tracciare la perpendicolare alla traiettoria di B, staccare un angolo alfa che è chiaramente uguale all'angolo a vertice del triangolo di Biella ABM in A0, ed individuare questa seconda semiretta verde, che questa deve essere perpendicolare alla traiettoria dell'altra coppia prismatica e quindi mi consente, perché il punto E l'abbiamo individuato con la solita costruzione del teorema di Robert Chebyshev, ma questo asse non lo conosciamo a priori della coppia prismatica, quindi questa sorta di triangolo del genere, dei perni, risulta comunque fondamentale per risalire all'asse, ripeto, della coppia prismatica da posizionare nel punto E. Bene, in sostanza i due manovellismi, provo a disegnarli qui da parte, quindi questo è B, questo è A con 0, questo è A, quindi uno è questo, e il punto M traccerà la sua traiettoria, e l'altro manovellismo è quest'altro, anziché 3. Andiamo a considerare un'altra applicazione del teorema di Robert Chebyshev su un quadrilatero che ci è familiare, cioè il quadrilatero di Watt, che abbiamo studiato la volta scorsa, va bene? Quindi la domanda è: quali sono i quadrilateri affini al quadrilatero di Watt? E scopriamo anche qui una cosa molto interessante. Allora, considerando un parallelogramma di Watt simmetrico, quindi vale a dire con la lunghezza delle aste A0A uguale a B0B, quindi congiungendo A0B0 interseghiamo la mezzeria della biella AB. Questo è il punto M. Ecco, vedete, noi partiamo da un quadrilatero, in questo caso generatore di traiettoria rettilinea approssimata, quindi noi siamo interessati a quella traiettoria, ok? Però vogliamo vedere se ci sono dei quadrilateri affini, come sono fatti e se possono risultare più o meno convenienti di quello di partenza.
e questo lo posso fare applicando il teorema di Lobacevic. Allora, attenzione, perché dobbiamo applicarlo nella giusta maniera, ovviamente. Come è fatto in questo caso il triangolo di Biella? Succede un'altra cosa strana, perché il triangolo di Biella è completamente schiacciato. Perché? Perché il punto tracciante che interessa a noi in quanto punto tracciante di una traiettoria rettilinea approssimata si trova sulla mezzeria dell'asse di Biella, e quindi il triangolo di Biella è schiacciato. Cioè, lasciatemi fare una figura, diciamo, qualitativa qui: se questo è A, questo è B, il punto M non sta qui, va bene? Ma si trova proprio su questo asse, quindi in sostanza è come avere un triangolo schiacciato, giusto? È fatto così. Ma il triangolo di Biella è molto interessante, molto utile, è fondamentale per applicare il teorema di Lobacevic. Perché? Perché il triangolo dei perni è un triangolo simile a quello di Biella. Quindi se quello di Biella è fatto in quella maniera, anche quello dei perni è fatto allo stesso modo, perché è un triangolo simile ad esso. Allora, il triangolo dei perni simile a quello di Biella presenta sicuramente la base a 0 più 0, che a differenza del manovellismo ha due punti propri in questo caso, non uno proprio e un improprio. Quindi questa sicuramente è la base. Su questa base devo andare a costruire un triangolo dei perni che però è schiacciato. Quindi che cosa otteniamo? Otteniamo che E0 coincide proprio con M, e quindi il triangolo dei perni è anch'esso schiacciato. E se vogliamo aggiungere anche un'altra considerazione interessante ma anche curiosa, la circonferenza focale degenera, perché dovrebbe essere la circonferenza che circoscrive il triangolo dei perni, ma il triangolo dei perni è schiacciato, quindi come diventa la circonferenza focale? Diventa questa retta qui. Questa è la circonferenza focale. Quindi se io voglio cercare i punti doppi di Biella, dove stanno? Su questa circonferenza degenere verde. A conferma di quanto vi sto dicendo ora, il punto M, che è il punto di nostro interesse in quanto generatore di traiettoria rettilinea approssimata, ha una traiettoria che è una lemniscata che ha la forma 8, quindi ha un punto doppio, giusto? Perché ha la sagoma 8, e quindi questo ci convince un po' di più che effettivamente questa retta, che rappresenta la circonferenza focale del genere, è anche il luogo dei punti doppi, perché il punto M, guarda caso, ha un punto doppio e sta proprio lì sopra. Va bene? Ma andiamo avanti nel trovare i quadrilateri affini. Quadrilateri affini, applico il teorema di Lobacevic, quindi da A0 traccio la parallela ad AB, quindi ad AM in effetti, quindi poi traccio quest'altra parallela ad A0A, dove la costruzione sta qui, non ci perdiamo. Cosa abbiamo fatto qui? La parallela per A0 ad AM, e l'abbiamo fatta, sarebbe la prima retta. Poi siamo andati a tracciare la parallela per M ad A0A. La parallela per M ad A0A. Questo punto qui è quello che abbiamo indicato come punto C. Continuiamo la costruzione analoga a quella qui effettuata sulla sinistra della figura.
Quindi, trovato questo parallelogramma articolato, che in quella particolare configurazione del parallelogramma di Watt è un rettangolo, qui devo andare a costruire il triangolo simile a quello di Biella, ricordando però che è un triangolo schiacciato. Quindi dobbiamo ovviamente tener conto di questo. Quindi io dovrei prendere questo triangolo di Biella, va bene, e riportarlo su CM. Cosa ottengo? Naturalmente un triangolo simile sarà schiacciato anch'esso, in maniera analoga a quello dei perni. Cosa ottengo? Ottengo qui che ho in mezzeria, perché M qui è in mezzeria, un punto che corrisponde su questa figura al punto E, perché il punto E, che è il terzo vertice del triangolo simile a quello di Biella, dove va a finire? Nella mezzeria di CM, giusto? Questo va a finire nella mezzeria di CM, perché il triangolo è schiacciato. Quindi questo è il punto E. Ma il punto E, fate sempre riferimento alla costruzione non degenere, questo vi aiuta ad andare avanti, il punto E viene congiunto con questo link con E0, ma E0 l'abbiamo già trovato mediante il triangolo dei perni, quindi sappiamo dove sta E0, devo semplicemente unire E con E0. Ma E0 sta qui, quindi in sostanza qui ci posso mettere, come ben sappiamo, la terza coppia retroidale fissa, e devo qui andare a considerare, qui si sovrappone tutto, quindi è un po' complicata la rappresentazione, quindi abbiamo una cosa di questo genere. Quindi il punto E traccia una traiettoria circolare intorno ad Econ 0, il punto C traccia una traiettoria circolare intorno ad A con 0, ed il punto M, che è il prolungamento della biella, quindi il prolungamento dell'asta CE, che va a finire in M, traccia la stessa traiettoria del parallelogramma di Watt, come proprietà appunto del teorema di Lobachev-Chebyshev. Ecco, questo quadrilatero affine che abbiamo ottenuto, e ne esiste un altro, ma è semplicemente ribaltato dall'altra parte, quindi lo possiamo tracciare velocemente, questo è D, e anche qui abbiamo questo punto in mezzo che l'abbiamo indicato con F, quindi questo è F, questa è la parte della manovella, ok, e questo è fatto così. Questo è il secondo quadrilatero affine. E beh, scopriamo un'altra cosa interessante. Questi due quadrilateri indicati in giallo, che sono i quadrilateri affini del parallelogramma di Watt di partenza, ottenuti con l'applicazione del teorema di Lobachev-Chebyshev, non sono nient'altro che i quadrilateri di Evans. Quindi il quadrilatero di Evans, che noi abbiamo ottenuto con considerazioni focalizzate unicamente sulla generazione di traiettoria rettilinea approssimata, guarda un po', possono essere visti come affini del parallelogramma di Watt. Vi do una chiave di lettura, diciamo, più intuitiva, perché in questa configurazione è un po' tutto sovrapposto. Se vi ricordate, noi abbiamo ottenuto il quadrilatero di Evans a partire dal meccanismo di Scott-Russell, giusto? Il meccanismo di Scott-Russell, poi abbiamo eliminato anche la seconda coppia prismatica,
che era presente nel meccanismo di Cardano, e abbiamo ottenuto un quadrilatero, va bene? Ma era collegato al meccanismo di Scott-Russell. Dove sta qui il meccanismo di Scott-Russell? Riusciamo a riconoscerlo? Sì, sì, perché? Provo a farvi questo disegno. Supponiamo che questo sia l'econ zero, va bene? Questo punto è E, quindi questo provo a disegnare un'altra configurazione, altrimenti le aste sono tutte sovrapposte. Ok? Quindi questo è il punto M e questo è il punto C. Vedete che il frame è quello del meccanismo di Scott-Russell, perché la lunghezza E e 0 di questo segmento è nient'altro che uguale a CM mezzi, che è proprio la proprietà del meccanismo di Scott-Russell. Ma in Scott-Russell che cosa è presente? È presente in C una, è presente in C una coppia prismatica che sarebbe questa. Ci siete? E quindi se si muovesse in questa maniera, questo sarebbe il centro di istantanea rotazione e la traiettoria del punto M, che è quello di interesse, in questo caso sarebbe perfettamente rettilinea e sarebbe questa. Ma se noi rimuoviamo, come abbiamo già fatto a suo tempo, questa coppia prismatica e ci mettiamo invece un link, accontentandoci di approssimare la traiettoria rettilinea piuttosto che avere una traiettoria esatta, quindi elimino questa coppia prismatica e ci metto un link. E questo è A con 0, togliendo la coppia prismatica. Che cosa abbiamo ottenuto? Il quadrilatero di Evans, che è identico a quello affine del parallelogramma di Watt. Colgo l'occasione per spendere qualche parola in più in merito alla traiettoria del punto M del parallelogramma di Watt. Il punto A è vincolato, mi riferisco al programma di Watt in partenza, è vincolato a ruotare intorno alla cerniera fissa A con 0. Il punto B è vincolato a ruotare naturalmente intorno alla propria cerniera fissa, che è B con 0. Ecco, A0A è uguale a B0B. Perché stiamo considerando una situazione di simmetria. Allora noi possiamo andare ad individuare, questo ci aiuta a capire la forma della traiettoria tracciata dal punto M, e ho qui questo asse di simmetria che è perpendicolare alla retta congiungente a 0, B con 0, e se il disegno fosse ben fatto dovrei ottenere
una situazione di questo tipo. Quindi ho questa configurazione di interesse che è A'B', ok? E quindi naturalmente vedete che il parallelogramma di Watt assume la forma in questa configurazione di un trapezio, isoscele. Ci siete? Quindi A0, A', B', B0 diventa un trapezio isoscele. Il punto M, che è il punto di mezzeria, è andato a finire qui. E questo è il punto di massimo della traiettoria, nel senso che non può andare ancora più in alto. Va bene? Ok, andiamo ora a tracciare qualitativamente questa traiettoria e abbiamo un qualcosa di questo genere. Naturalmente ci sarà un'altra configurazione di simmetria nella parte in basso, che non vi traccio per non complicare troppo, ma questa è la traiettoria del punto di Biella, che come vi dicevo presenta un punto doppio proprio su questo punto, in questa posizione, che cade sulla circonferenza focale degenere in quella retta. Naturalmente il tratto che ci interessa è questo tratto rettilineo, perché come ben sappiamo otteniamo soltanto una traiettoria rettilinea approssimata, ma con un tratto rettilineo molto allungato, quindi insomma molto utile nelle applicazioni.